È polemica dopo la nomina da parte della sindaca di Battipaglia di Giampaolo Lambiase e Donato Santimone in qualità di collaboratori dell'amministrazione in forma gratuita rispettivamente per i problemi della fascia costiera e per la promozione del territorio. Sulle barricate l'ex assessore Giuseppe Provenza che ha accusato la francese di aver mortificato le professionalità battipagliesi ed ha lanciato un appello ai consiglieri di Forza Italia affinché passino all'opposizione. Sulla natura di sinistra delle nomine. È intervenuto anche il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Ugo Tozzi. La sindaca afferma Tozzi dia le dimissioni. Le ultime nomine hanno sancito la profonda confusione che regna a livello amministrativo e che si trasforma in costanti disservizi per la cittadinanza. Nomine di riconosciuta natura di sinistra e vicine, molto vicine, a Gerardo Rosania. A chiudere il cerchio i consiglieri di Forza Italia Valerio Longo e Gerardo Zaccaria che accusano Fratelli d'Italia di perdere. Tempo. Farebbero bene, aggiungono gli esponenti forzisti, a dare un contributo di idee proposte per i tantissimi problemi di questa città, dove sono stati presenti per ben due anni con l'80% di assessori a fronte di un solo consigliere comunale.